Buonasera, buonasera. Ciao mamma, ciao Raven, benvenuto. Allora, vi passo in questa bellissima schermata. Appena ci sono passato, ho detto no, è troppo bella, la lascio così. Come state? Allora, ciao Bombero, buongiorno. Ora te lo faccio vedere, il distributore incriminato. Come stai? Allora, intanto stranissimo perché ho detto oggi proviamo oggi ad andare in 4K. Andava a 19 frame. Ho detto, Bene, ma dipende quando facciamo partire la live. Partita la live va a 20. Quindi, stranamente, con la live attiva va più veloce rispetto a prima. Ma vabbè, ignoriamo questo. Buonasera a tutti. Allora, andiamo a far vedere subito. Eccolo questo qua, vedi? Questo qui che c'è anche l'insegna Boomer Fuel. Vedi, questa qua tranquillamente è un assist. Lo chiamiamo Bomber Fuel. Ce l'abbiamo lì. C'è anche l'insegna praticamente perfetta e quindi bisogna assolutamente chiamarlo così. Ovviamente non cambia l'insegna, questo è un po' un peccato, però sarebbe troppo complicato probabilmente, però almeno l'insegna è molto simile. Ho visto che è un po' lento a caricare alcune texture, parecchio lento, però per il resto poi ha una qualità nel dettaglio, mi sono soffermato un po' a controllare in giro, è perfetta. La tua pompa di benzina, esatto. E ha dei dettagli veramente impressionanti. Allora, basterebbe mettere un cappellino. Esatto. Sì, esatto. Allora, oggi abbiamo due obiettivi perché in teoria anche l'altra con l'altra città avevamo fatto due stream, quindi con questa si potrebbe andare a vedere poi come sono la differenza tra le due. Però i due obiettivi principali qua sono oggi un pareggio di bilancio, che ad ora non c'è ancora, anche se ci siamo abbastanza vicini. Siamo 26.000 al mese in deficit, dovremmo puntare a migliorare un po' le entrate e soprattutto potremmo iniziare a ragionare sulla produzione. Come vediamo, noi importiamo tantissimo, tantissime cose. Dietro le strade, dietro ai dinosauri, giochi Dark. E noi abbiamo tantissimo deficit e importiamo 39 tonnellate di legna, 34,7 tonnellate di grano, 27 tonnellate di animali, di bestiame, 38 tonnellate di roccia, quindi tutta risorsa che è carbone, minerali metallici, tutte risorse che ci servono e che possiamo autoprodurre. Jurassic World Evolution. Ah, beh, sì, l'avevo visto. C'è da un pezzo mi sembra. Mi ha intrigato sempre tantissimo, ma non l'ho mai provato. Per carenza di tempo, chiaramente. E quindi un po' di queste strutture non sarebbe male spiazzarle, però adesso dobbiamo vedere, perché non ci abbiamo mai guardato, dove sono. Dove sono? Se non ricordo male, qua. Ecco. Allora, per ora non abbiamo coperta nessuna, questa è buona. Ovviamente la PC non. Ah, beh, sì. Sì. Sono giochi dove sicuramente PC rende molto di più. Allora. Bene o male, non c'è un cazzo. C'è un cazzo in sta mappa. Non c'è petrolio, non c'è minerali metallici. Ma no, aspetta, perché sono qua, aspetta. Ah, ecco, ok, sì. Allora, qua ci sono minerali metallici dove stiamo costruendo, in realtà. Minchia, è l'unico posto vicino, che sfortuna. Qua sarebbe bello farci una estrazione di questi. Non di pietre, ma di poi carbone o estrazione mineraria. Non abbiamo ancora. Però qui, qui ci pensiamo, perché volevo venire avanti con la zona residenziale. Mamma. È proprio lì. Però dobbiamo andare qua dietro. Perché poi ci sono sì grosse zone qui, ma molto distanti. Sì, è vero. Quante tile sarebbero andare lì? Fammi vedere. Neanche troppe, però sarebbero 6, 7 tile. Vabbè, si può anche andare, perché qua mi scazza parecchio, onestamente. Scazza parecchio perché qua ci stiamo facendo una bella cittadina, non vorrei. Petrolio non me lo fai vedere adesso. Lo posso vedere anche da qua, direi, penso. Perfetto. Petrolio ce n'è qui. Ok. Sì,
mai potremmo vedere di andare in questa zona e qua fare una grossa azienda, diciamo. Poi c'è un bel po' di legna, chiaramente. Legna che però o ci spostiamo qui o sarebbe bello andare qua dietro. Sarebbe bello andare qui, comprare queste tile qua, fare il passaggio al di là del fiume. E fare qui una barra due grosse aziende per il legno. Qual è il comando che hai fatto con i nomi degli streamer? Non è un comando, viene in automatico da solo. Se non ricordo male, non mi sembra di aver fatto un comando. Però ogni tot tempo si ripresenta. Quindi sarei veramente per fare qua. Qua la legna. Magari due, toh. Vediamo anche quanto producono. E poi a sto punto le pietre. Non l'ha levato. Le pietre. Approfitteremo di questa zona qua allora, probabilmente. O questa, e avvicino un'altra isoletta con pietra manetta. Non ricordo il nome di uno streamer. Stefan Woski. Stefan, aspetta che te lo scrivo. Stefan Woski. Così. E quindi vedremo. Se no andiamo in questa zona dove abbiamo tanti minerali, un po' di petrolio, altri minerali qui e qua parecchia legna, anche qua bello, anche questo è molto bello come legna, guarda quanto ce n'è un'infinità. Qua forse è più verde scuro. Secondo lei facendo. Ah, sì, ah, sì, l'ho visto oggi, è vero, sì. Visto, sì, no, qua, portiamo qua la legna. Tanto c'è l'autostrada qua, quindi comodissimo. Gli facciamo un'uscita apposita e qui una bella industria a tirar su legna. Ho zoppato tutto, vabbè, tranquillo, tranquillo. Grazie per il supporto. Mentre una qua volendo, gliela potremmo anche mettere. Anche se l'obiettivo potrebbe essere quello poi di spostare tutta la zona industriale, lasciare questa isoletta come solo residenziale e parchi. Faccio un po' di inquinamento, ma si può levare. Va bene, mamma tranquilla. Un'idea potrebbe essere quella, veramente. Guarda, spostiamo tutto al di là del fiume. Anche la centrale, chiaramente. Acqua. Piazziamo un po' di geotermia, magari in queste zone, vediamo. E praticamente quindi spostiamo la zona industriale qua, a ridosso dell'autostrada, magari. E poi qua dietro con un po' di industrie interessanti. Potrebbe non essere una brutta idea. Aveva fatto tutto con cura la zona su spiaggia. Allora, scusa, ancora non ho visto se mi ha salvato o no. Ah, però stai giocando anche te, Bombero, a City Skylines? Grande, bravissimo. Sai che il primo DLC che vogliono fare è le spiagge, vero? Quindi sicuramente faranno qualcosa per sfruttare le spiagge. Va bene, dai. Mi viene voglia di mettere le mani a qualcosa. Vabbè, gioca mentre ci ascolti. Quindi l'idea è questa, poi adesso ne parleremo anche quando ci saranno anche gli altri, ma l'idea potrebbe essere veramente spostiamo tutta la zona industriale al di là del fiume, dovremo comprare un po' di tile, ma non troppi, tipo questi, sono 90.000, per ora ce lo possiamo permettere, con questi quadranti qui possiamo costruire tutto qua. Era per non scrivere qualcosa. Ah, vabbè, mettere le mani a qualcuno è un po' peggio, sì. Vediamo. Intanto, vabbè, per ora volendo, in realtà una qua la si potrebbe anche mettere che poi la si leva, eh. Anche perché se no andrebbe portata, ce l'abbiamo distante. Che a qualche zona, quasi ci verrebbe una bella zona di fattorie. Facciamo così, se mai una qua ce la mettiamo, ma poi la leveremo. Leveremo giusto per fare un po' di per far spazio a residenziale. Vediamo.
Ci vorrebbe un grano. È un po' striminzita, però è un po' un peccato. È un po' un peccato. Perché un bel pezzo viene perso. Potrei mettere così. Ci pensiamo. Sembra che mi stia prendendo molto piano piano. Vabbè, ma questo è un gioco così che va preso con calma, no? Nel senso, tanto non ti corre dietro nessuno. Come vedi, si gioca tranquillamente. Noi intanto mettiamo un bello start. Vediamo e andiamo. C'è richiesta di industria pesante anche. Una pesante richiesta di industria. A sto punto aumentiamo. Nel gioco lo sto, scusami. Non ti sto seguendo allora, Bombero, scusa. Non ti sto seguendo proprio per niente, scusa. Ciao caro, benvenuto. Come stai, caro? Tutto bene? Allora. Intanto ci allunghiamo qua, semmai. Aspetta, qua voleva... Ah, il ponte sì, lo volevamo fare qui, eh. Potrebbe poi anche pensare di piazzare un bel ponte. Il ponte però, servizi stradali avanzati, va comprato. Va comprato e lo compreremo. Lo compreremo, prendiamolo già, perché poi me lo dimentico. Servizi stradali avanzati, tanto sono comunque comodi. E poi ci serviranno anche le autostrade, perché lo vorrei mettere qui, l'autostrada. Vorrei mettere qui, però intanto abbiamo la possibilità qua di piazzare i ponti. Poi, ma i ponti dove sono? Ponti, ponti. Ah, eccoli qua, scusa. Ponte coperto in legno, no, grazie. Ponte ad arco tirante, ecco, questo già non è male. Il ponte imponente ci vuole. Nodo di progressione Grand Bridge. Sono dei discorsi perché mi piace stare lì. Questo qua, 8 punti, sono tanti. Sono tanti, però intanto iniziamo a costruire qui. Poi valuteremo se fare già il passaggio dall'altra parte. 90 gradi, troppo. Vedo che non si vede un cazzo. Mi ha cacciato due urli, ma non mi ha sentito. Probabilmente si è mutato. Lo snap che mi ha rotto le scatole e questo è questo esatto. Allora intanto qui possiamo arrivare fin qui, ok. E intanto ci siamo collegati e qui ci possiamo piazzare tranquillamente industrie ordinarie, industrie ordinarie, però qua facciamo strade. Facciamo strade, va, che almeno cerchiamo di non mettere troppo traffico. Perfetto. Ciao Luffy, benvenuto, buonasera. Si sente la TV? È tornata, perfetto. Ero con Luca, poi cena e ora sono in bagno. Benissimo, allora speriamo che non si senta. Come state, cari? Mamma, quesito, quesito. Pensavo di spostare tutta la zona industriale di qua a sto punto. Lasciare quest'isola solo per il futuro, solo residenziale. E visto che qua di là, dall'altra parte, diciamo, abbiamo buona parte delle risorse. Poi andare a prendere questa zona qui magari per farci un po' di fattorie. Ma le fattorie mi piacerebbe anche qui che c'è un grande... C'è uno slot molto grande. Però vabbè, è ovviamente cosa futura. Però magari si potrebbe iniziare già a fare il passaggio dall'altra parte per iniziare a mettere una o due aziende di legna qui. E magari qua per ora una di grano che poi leviamo.
Proviamo, perché se qua vogliamo tenere tutto residenziale, a sto punto poi non servirà più. Stai facendo la cioccolata calda, dovrei aggiungere della cannella. Allora, il mio voto è no, però ti faccio subito il sondaggio. Ricordarmi come... Ah, sì, quasi. Sondaggio. Nuovo sondaggio, allora. Luffy fa la cioccolata. Va aggiunta cannella. Ho aggiunto anche un terzo voto per i cavoli miei, perché secondo me invece è la risposta giusta, che è panna. Attenzione, metti per carità. Non è la panna, non è un problema nostro, Luffy. Non è un problema nostro. Il sondaggio si vede? Si dovrebbe vedere. Esatto, Raven, i sondaggi qua sono sempre ben accetti. Ciao assessore, benvenuto. Ti prego, metti in diretta la partita Fiorentina-Juve. Abbiamo di no. Degli autogol. Beh, poi ce la guardiamo dopo. Cos'è questo? Non ha caricato. Ah, non aveva caricato un cazzo. Va bene, perfetto. Dai, dai, dai. Assessore, poi. Poi anche lei. Il copyright. No, l'ho levato il copyright, scusami, aspetta, eh. Mi fatele venire i dubbi, mannaggia voi. Ma sì che l'ho levato. Allora. Posso votare anch'io? Certo che puoi votare anche te. Cannella, noce moscata, zenzero, chiodi di garofano, mi sembra un po' esagerato. Per una cioccolata calda ci vuole un'ora e mezza. Vabbè, ripartiamo intanto. Qui, volevamo fare la nostra azienda specializzata, per ora facciamola. Per ora facciamola, poi si vedrà. A sto punto la potrei mettere così. Eh sì, così prende più possibile e usciamo da questo lato a destra. Dieci minuti, sì, così almeno c'è tempo per tutti. C'è gente che fa le reaction e le trasmissioni in diretta. Ah, copyright per quello, dicevi, pensavo per la musica. Dipende, dipende da che cosa. Sì, la piazziamo così, onestamente. La piazziamo così, gli portiamo una stradina. Possiamo fare anche una sterrata per ora. Poi onestamente valuteremo. Allora, possiamo uscire dritti. Il sovrapposto, scusa, che cosa c'è di sovrapposto qui? Allora, ciao Sinombre, buonasera, come stai? Che stai costruendo? Allora, in realtà praticamente stiamo facendo solo una fattoria, diciamo, perché mi sembra giusto, stiamo importando tantissimo grano che non serve, cioè che non serve comprare, onestamente. Allora facciamocelo noi, scusa, sto grano del cavolo, invece che comprarlo. Ora ci colleghiamo un attimo dritti, poi vediamo dove piazzarlo veramente, questo incrocio. Così non mi piace ovviamente, però intanto lo mettiamo qua, poi lo studiamo. Fattoria didattica, esatto. Fattoria didattica. Allora, secondo voi, questo tile qua lo dobbiamo comprare, chiaramente, perché sennò non potrò sfruttarlo, quindi acquistiamo. E andiamo a migliorare, ecco qua, strumento aria, vai. Guarda quanta zona. E un pacco qui, eh. Ora poi la facciamo meglio anche, perché tanto possiamo allargarci un po' di più. Intanto la allarghiamo a grandi linee.
Questa diventerà una bella azienda abbastanza importante. Ok. Andiamo di qui. Perfetto, ora si è attaccato bene. Di qua ci allarghiamo. Com'è il tempo da te? Bruttino, bruttino. Si è anche messo a piovere, ora ha smesso, sembrerebbe, però comunque non bello. Da te Sinombre com'è? Ah, possiamo sfruttare l'esterno, ok, del cerchio, ottimo. Si snap un po' così, rompono un po' le palle, abbastanza. Yeah. Molto meglio. Molto meglio. Guarda come ci allarghiamo bene. Produzione 291 tonnellate di risorse, ottimo. Per sapere la musica, come... Sì, esatto, se vuoi punto esclamativo titolo, comunque. Puoi allargarti anche dove non è giallo... Ah, grazie, grazie mamma, l'ho visto dopo. Ah, intendi qua? Sì, 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 anche qua sì. Ci arriviamo fino al confine, non penso compreremo quel tile laterale, però intanto ci allarghiamo un po'. Dai, pinzami... Oh, bravi. Intanto fatemi sapere se lagga, perché ho rimesso il 4K. A me sembra di no, perché mi dà che va sui 28-30 frame, che è accettabilissimo, visto che andava a 5 prima. Non lagga, perfetto. Ma compra tutto. Sì, vabbè, ma tanto di qua non c'è un cazzo, cioè non c'è niente. È qua di... Ah sì, no, qua dietro prova oltre ovviamente la sua, ecco perché dicevo, perché non ci sto andando. Perché va oltre alla sua zona di azione. Mi spiace che butta giù gli alberi istantaneamente. Quello è un peccato. Sarebbe bello se lo facesse mano a mano, no? Come azione del lavoro. Sinombre, conosci questo gioco, City Skylines? Ma poi allarga sta fattoria, niente, fa un metro alla volta. Ma cosa vuoi fare così? Cioè, botte enormi? Bisogna fare il lavoro di fino qua, non... bisogna essere sgrossi, mamma mia. Non lo so, cioè... Qui... Siamo mica... Capito? Così dicevano di Gaza, dai, non lo compriamo, non c'è niente... Molto politically correct, caro. Ok. E giù, perfetto. E ora praticamente questo... No, questo vabbè, andava qui. E più o meno qui lo tiriamo qua. Perfetto. E ora ci prendiamo anche sta zona, così praticamente passandoci con la strada ci passiamo di fianco, è molto figo anche, perché ci permette di vedere tutto. E questa è la nostra prima azienda specializzata. Yeah, possiamo anche rimettere gli snap volendo adesso. Magari qua gli facciamo un po' di curvetta, tiè, perché così non mi piace molto. Così almeno, ecco, molto meglio. Merda, quello me lo prende. Qua dovrei farne una in più. Ok, la spostiamo dietro così è più facile giostrarlo. No, sta curva rompe un po' il cazzo. La curva rompe parecchio le palle. Va bene così. Stasera c'è X Factor, quanto mi dispiace.
Proviamo a fare un bell'angolo, 120 gradi, 180 di lati, Ma che bella, ma che bella. Ma che bella, questa è tutta una bella zona, potenziamenti non ne ha, va bene. E questa sicuramente ci potrà portare abbassare diciamo, le importazioni che facciamo. Di quant'è che sono, così ci diamo un occhio. La Madonna. Al mese 2800 tonnellate, quindi abbiamo una produzione enorme, un surplus assurdo, abbiamo levato tutto il deficit, che era di 30 e rotte tonnellate, e ne stiamo producendo tantissimo da esportare, quindi questo è veramente chicche. Fabio Fuel questa, ok. Cos'è X-Factor? E se di Scalens 2 è molto meglio, sono molto d'accordo, bravi. Soprattutto la Chicken Dance con Funky il Gallo, proprio spettacolari. Allora, qui avrebbero ancora voglia di piazzare negozi, però andiamo a vedere come sono messi quei negozi. E beh, qua tanto c'è ancora un sacco di zona, potremmo fare un po' di zonizzazione qua, commerciale o questa via. Così, facciamo per ora qua. Così. Così, questo che cosa sono, scusa? Cibi pronti e veicoli, ok. Niente di mixare con le orecchie sanguinano di nuovo. E questi invece sono sempre negozi. O uffici, per fanno servizi finanziari. Questi sono uffici, sono viola, sono uffici, ok. Un remix a roba è un mashup. L'obiettivo di questo gioco qual è? Ma penso che non ci sia, Sinombra, un obiettivo su City Skylines. Devi costruire una città. Poi ti puoi dare degli obiettivi autoimposti, però io non credo che onestamente un obiettivo vero e proprio ci sia. Autostoppisteggio c'è solo Caro De Castello che lo usa, guarda. La Martino uguale alla tua, caro. Aspetta, così ci andiamo più vicino. È la tua? Ma che bella. Si vedono anche i tergi cristalli. Assettata. Anche bravo, caro. Bella assettata. Complimenti. Quella dei ricchi. Posteggi nel posteggio a pagamento, nonostante ci sia posteggio in strada perché sei ricco, giustamente. Bravo, bravo. È così che si fa. Allora, abbiamo ancora un po' di richiesta e qui vorrei alzare un po' mancanza di intrattenimento. Ma spiazziamo dei parchi. Spiazziamo dei parchi. Così aumentiamo un po' l'intrattenimento, no? Attività ricreative, 1, 2. Piazza piccola, parco giochi, parco per cani. Attrattiva 10, l'area barbecue, la Madonna. Un'area con griglie, panchine, questa dà veramente attrattiva e attività all'aperto enorme, però costa parecchio, 6.000 al mese. Ah, è anche molto grande questa, eh? È anche molto grande, la potremmo sfruttare in questa zona, visto che comunque c'è spazio. Un cinema no, non mi sembra che ci sia, assessore, un cinema, sai? Non per ora almeno. Potremmo quasi veramente piazzarne uno qua, se ci passiamo soprattutto in questa zona con una stradina piccolina. O col vicolo qua ci si passa comunque, nel senso ce lo facciamo passare. Fammi vedere, perché mi piacerebbe mettere un parchetto qua dietro ai condomini. Dopo la MX5 solo macchinacce ho avuto Panda, Dacia, sai che la Dacia ce l'ho anch'io, ah sì, te l'ho già detto, e la Smart. Correggimi se sbaglio, se vuoi guadagnare denaro devi costruire certe strutture che ti permettono di guadagnare tot soldi, ni. Allora, tu guadagni denaro in vari modi, comprese anche le tasse per le abitazioni. Principalmente la prima cosa è l'equilibrio.
l'equilibrio del, diciamo, delle aree in modo che sia sostenibile. Però sì, sicuramente anche la costruzione di un determinato edificio è importante. Dove pensiamo stare a barbecue, gente? Di qua? Di qua non ci sta, forse. Perché mi piacerebbe metterla... di qua ci starebbe anche. La barbecue è grande, sì, hai ragione. Hai ragione, però mi piaceva. Potremmo anche metterla qua dietro. Poi sì, mettiamo un paio di parchetti, una piazzetta in giro, però... Non so, io sono un amante di grigliate, quindi un'area barbecue mi piaceva l'idea di averla. Quella lì in mezzo, ok, perfetto. Direi che, salvo che l'assessore, perché l'assessore ha sempre l'ultima parola sulle infrastrutture, salvo che l'assessore ponga veti, anzi anche un po' più avanti la possiamo mettere, tipo così. Io la metterei un po' in diagonale. Ah, in diagonale la metteresti? Tipo seguendo questo profilo qui? Tipo così? La barba che la fai nel tuo giardino mi sembra giusto. Oppure intendevi in diagonale così? In diagonale così mi scassa un po' troppo le palle. Mettila sotto il palazzo, sotto, se no sembra fatta con regalo la città, mettila sotto il palazzo. Sotto, sotto. Allora, la potremmo mettere così? No? E poi semmai andiamo a giostrarci un po' meglio il discorso della strada, perché ci vuole un accesso comunque comodo. Ok. Yeah. A sto punto, con queste case hanno subito dietro al loro giardinetto un'area barbecue carina. E gli facciamo l'accesso. Allora, vediamo. Perché possiamo fare anche degli accessi pedonali. No, magari, intanto quello carrabile lo facciamo arrivare da qua. Così il comando che ti permette di scegliere la canzone è una figata pazzesca. A me piace molto, sì. Poi non sempre, sì, dicono va benissimo, non sempre è piaciuto, però a me piace l'interazione con voi e quindi mi piace. Aspetta, ascoltare quello che ho messo io, esatto. Dipende da chi sceglie le canzoni. Caro è il re qua della scelta canzoni, eh. Allora, così ci si arriva anche. Se ci mettessimo anche un posteggino qui, magari. Non ci sarebbe male un posteggio dall'area barbecue, che dite? Tipo quello piccolino, però. Già abbastanza grande così. Ma questo qua medio è enorme. No, 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 non è così grande il medio, eh. Scusa, questa occupa 5 tile. Occupi di 6. Sai che non è mica... Come scheda video è una 3060 oppure un'altra una 3070 io. 3070. Ma. Dai che poi magari qua a fianco lo decoriamo. Decoriamo noi. Però un posteggino qua non mi dispiace mica, sai? Di fronte all'area barbecue, giusta, giusta. Così entrano, vengono qui e poi possono accedere. E poi una cosa che volevo fare e che mi ero perso, che qui da qualche parte c'è un buco. C'è un buco. Allora ho detto in sto buco, però non mi ricordo dov'è, ci faccio un accesso pedonale. E che cavolo se lo ricordo dov'è però. Quando lo troverò lo farò. Ah, probabilmente era questo, sai? Vediamo se ci passiamo. Buca d'angolo, esatto. Sì, è abbastanza fluido, ma adesso è in pausa. Però in generale comunque sì, non va tantissimi... Non va molto come FPS, ma sì.
Non c'era una strada pedonale anche qui, no, eh? Ricordo male. Qui era, eccola qua. Sembrava che ci fosse, ma non mi ricordavo più dov'era. Almeno abbiamo collegato a livello pedonale questa via qua con questa qua. C'è anche un attraversamento. Ci ha messo il semaforo? No, il semaforo lo leviamo. Il semaforo lo leviamo. Questo, semafori, via. Ah, il semaforo non leva perché c'è l'attraversamento pedonale. E leviamo l'attraversamento pedonale, così non c'è più nemmeno il semaforo. Mettiamoci qualche strada pedonale ciclabile. Allora, ciclabile non so se le ho. Marciapiede largo, strisce, no. Ciclabile mi sa che o non ce l'ho o non ce l'ho ancora. Quindi dobbiamo vedere un attimino. Perché ancora non è che mi è chiarissimo questo gioco, però vediamo. Preferenziale. Sì, ma comunque sono ancora fermo, non ho capito quello che stai intendendo. Scusa, cosa intendi quello? Nel menu di Autobus. Ah, fanculo. Di Autobus non ci sono ancora andato. Ah, eccole qua. Infatti le cercavo da un pezzo. Corsia a senso unico dedicata a mezzi pubblici. Questa è molto interessante. E si può integrare. Che bello. Messa in più, quindi dovremmo farla così per assurdo. Marciapiede ciclabile uguale. Ah, ok, grazie, grazie, grazie. Deposito taxi, questo poi ci penseremo. Adesso siamo ancora troppo piccoli per pensare a queste vie qua. Però interessanti, ecco. Interessanti. Va bene. Tanto procediamo. Quindi qua abbiamo piazzato un bel parchetto. Copertura assistenza sanitaria scarsa, ma veramente? Qui. Un pochino, sì. Questa è la messa a caro, vero? Questa è sicuramente la messa a caro. City Scanner 2, è possibile installarle mod? Sì. Sì, non ancora però. Non sono ancora uscite e Paradox ha detto che farà un sito dedicato alle mod, cioè che ce l'ha già un sito dedicato mod, alle mod, non saranno più su Steam, ma lì. Efficienza 95%. Ah, perché l'abbiamo abbassato, lo rialziamo il budget. Però non sono ancora uscite. Ah, ok, adesso non c'è più quella produzione immensa, però 64 tonnellate comunque ci permette di andare avanti tranquillamente. Le teglie di attraversamento come vanno in giro? Ce l'hanno qui, ce l'hanno qua a 1 metro, devono fare 30 metri a attraversare. Non ce l'hanno davanti al culo, però. Okay. Devono fare due passi. Va bene che sappiamo che gli pesa il culo, però non così tanto, speravo. Sono tutti. Allora, mettiamo un po' di me. Ecco, dove vogliamo sviluppare? Qua facciamo un po' di commerciale perché si può fare e soprattutto ci sta. Se andassimo a mettere qui un parchetto, non sono bellissimi. Qua ci potrebbe anche stare. Ricordiamo però che questo c'ha potenziamenti che uno abbiamo prezzato un po' a cazzo e l'altro occupa un po' di spazio, ma però ci starebbe anche qua di fianco, quindi poi è da vedere un attimino dove è carino. Ma te è iniziato a piovere. Ho visto che li toglieva per colpa del semaforo. Ah, ok, tranquillo, tranquillo. Sì. Dove non c'è attraversamento, corri in mezzo alla strada, grandi, bravi. È così che si fa. È così che fanno nella realtà, quindi è realistico. Allora, qui andiamo a mettere un po' di commerciale. Poi volevo chiedervi dove sviluppiamo la density, cioè le costruzioni medie. Perché qua abbiamo già fatto un po' di condomini, potremmo voler.
Aia, Piazza Bombero, Piazza Bomberone è un po' trafficata, eh? Qua potremmo iniziare a sviluppare un nuovo bivio. C'è un cimitero, un parchetto è possibile, o meglio evitarlo? Allora, io credo che sia la stessa cosa il cimitero, nel senso che il cimitero ti dà benessere, attività ricreative al chiuso. Volendo si potrebbe anche mettere, sì. Ho pensato anche solo al parco giochi, non potrebbe non essere una brutta idea. Qui potremmo già, volendo, c'è un bel po' di coda, sì, quasi quasi la riformiamo già sta zona qua. Perché comunque quello che fa un po' di coda sono un po' anche i camion. Un po' i camion. Il fatto che... Ah, ma qua c'è un semaforo di merda. Ma perché i semafori? Perché i semafori davanti alle rotonde? Scusa, leviamo il semaforo intanto. Nelle rotonde i semafori non ci vanno. C'è la rotonda apposta. Ce n'è un pacco. Non pacco, piuttosto gli facciamo attraversamenti pedonali, sottopassi per evitare. Investiamo sulla ferrovia. È un po' già. Adesso vediamo un attimino se già levare i semafori ovvia un po' a sta cosa.